c'è? Luca? Luca? È passato Mas Nicolai, hai visto? Ti ha portato un regalo. Dai, aprilo. Basta che tiri. Tira da una parte e dall'altra. Così. Che cosa ti ha portato? Una bottiglia di tè. Un pandorino. Quello che tu volevi tanto. E le caramelline? No, te l'ha messo tutto qui, non te l'ha messo dentro le scarpe. Te l'ha messo vicino alle scarpe, non ci stava la borsa dentro le scarpe, no? Sei contento? Vuoi mangiare quello per colazione? Bene, allora andiamo a fare colazione. Ciao a tutti, come vedete non c'è Luca che apre le caselline perché ho fatto un disastro con il telefono e quindi ho cancellato tutto. Comunque vi lascio delle immagini dove lui scrive anche la lettera a Babbo Natale. Apo Hanze 7. Hanzellina 7. Dai, l'hai fatto così, 7. Vabbè. È in basso a sinistra. 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 L'hai trovato. C'è l'elicottero. Fatto. Che cos'è questo calendario? Adesso lo montiamo. Questo. Bello, giro, dai. Bene. Numero 7, sempre fatto così. Posso avvicinare? Solo? È in centro, amore. Come? In centro, centro qual è il centro? Ok, un po' sotto. Aspetta. Un dinosauro marrone. Ma è anche... Mettilo qui vicino. No. Tieni. Qui abbiamo l'uovo. Poi con le nasse. Sì. E poi essere pentagrammi. Ok, abbiamo cioccolatini.
Sì. Ecco. Lì, ora aspetto qui. Gira. Ok. Le. Numero 7. Hai tirato in avanti. Guarda qua. C'è un cioccolatino sparso per la scatola, perché li ha presi dritti. Sicuro. Un bare. Cosa fate? È un pacchettino regalo. Dammi qui. Ma perché ci sono i cioccolatini qua sparsi? Vabbè, vai avanti. Il numero 7. Togli quel cappuccione che fa ombra. Bravissimo. Potevano farli di un altro colore, questi numeri non si vedono. Qui. Che Rocky ti vuole dare una mano. Qui che cosa abbiamo? Un fiorellino. Ti vuoi far conoscere anche tu, Rocky? Ecco qui Rocky, il nostro ultimo gattino. E la sua bomba. Finito, Luca? Adesso tocca al mio. Dai che tocca al mio. Vediamo che cosa ha in serbo per me i crochet oggi. Oh no. Numero. Lascia stare le mie caselline. Io metto a posto. Qua perché c'è la numero 6? Perché non è la... Perché c'è la numero 6? Ah, perché tu ieri l'hai rimessa a posto. Lui ieri l'ha rimessa a posto. Era la nostra matita. Non me ne sono neanche accorta. E oggi apriamo la numero 7, che è questa grande. Wow! Cosa sei, Petapunte? E abbiamo... il bagno schiuma, la magnolia. Bagno doccia, vabbè. Questo è buonissimo, il profumo. Qui vi faccio vedere il presepe che abbiamo costruito io e Luca l'anno scorso con i rotoli di carta.
Ginica, Scottex, un vecchio contenitore. Ci siamo divertiti un sacco e quest'anno l'abbiamo di nuovo messo su. Spero vi piaccia. Le lucine non sono il massimo, ma vabbè. Quell'entrata abbiamo messo il trenino e l'alberello che si illumina con la candelina. Vieni aiutante, ho bisogno di te. Devi spegnermi poi la luce. Qui abbiamo il nostro presepe che abbiamo costruito sempre noi con i rotoli della carta. Puoi accendere? Bravo! E qui abbiamo messo la renna con Babbo Natale. Babbo Natale l'abbiamo fatto noi, la renna e la slitta le abbiamo comprate e costruite. E ora invece quello che abbiamo messo fuori, il nostro pupazzo di neve con i bicchieri. Abbiamo aggiunto le luci, abbiamo aggiunto una pallina, abbiamo aggiunto tutti i festoni giù per la scala. Credo che quelli del palazzo mi odieranno probabilmente per tutto questo ambaradam che ho messo. Ma sì, dai, tutto sommato mi sembra venuto bene anche il nostro tappeto e il nostro classico presepe. Ecco il nostro presepe, un po' con qualche modifica e qualche personaggio in più. Però è carino. Appena riusciamo ad attaccare la spina, giuro che farò anche una foto con le lucine accese, che però ci sono solo qua. Qui invece c'è un piccolo alberello che Luca aveva fatto all'asilo nido, dei pupazzini di neve che abbiamo creato l'anno scorso con le pigne, ecco le lucine accese, il nostro camino. Questo invece è l'albero che abbiamo costruito io e Luca l'anno scorso con i rotoli della carta Scottex e carta igienica. Abbiamo dipinti e costruiti, costruiti anche le varie decorazioni fatte noi, tutte queste. Abbiamo messo in cima al mondo perché sennò qui il presepe, così il gatto non lo distrugge. C'è il nostro camino che è ancora in fase di lavorazione. Ne abbiamo messo una stellina. I pesci hanno di nuovo l'acqua da cambiare nonostante il filtro e tutto. E lì sul frigo abbiamo messo l'albero di Natale. È rimasto poco colorato. Eccomi che mi lavo i capelli con voi. Allora, con shampoo antinquinamento e dopodiché ho passato l'aceto da risciacquo, quello brillantezza, sempre firmato Yves Rocher. Un profumo fantastico. Mentre invece per fare il bagno ho usato il bagno doccia alla vaniglia. Anche quello strepitoso, lascia un sacco di profumo e a lungo, soprattutto sulla pelle, e fa un sacco di schiuma. Infatti è adatto veramente per tutti. E più avanti, infatti, potrete vedere chi è che si è aggiunto al mio bagno. E niente, se siete interessati a provare i prodotti, non esitate a scrivermi e ci sentiamo in privato, perché i prodotti sono veramente eccezionali. Davvero. Ed eccomi qui mentre li asciugo. Vi dirò che il profumo dell'aceto di risciacquo è fantastico alla fragola, questo qua brillantezza, e veramente si sente davvero tanto. Il risultato mi sembra decisamente ottimo come brillantezza. Spero vi piacciono i prodotti. Ciao a tutti, al prossimo video!